Continua a crescere l'accampamento abusivo situato nel canale che costeggia via di Prato Cornelio all'altezza di via di Macchia Saponara da Cilia. Da oltre due mesi un senza tetto ha ricreato un vero e proprio alloggio di fortuna nei pressi di un ponticello. Elettrodomestici, rifiuti e oggetti di ogni tipo, tra cui addirittura una bombola di gas e un motorino, sono stati accatastati all'interno del fosso. Ho chiamato due volte il 112, mi hanno passato la polizia locale, di cui una delle due volte mi hanno detto di fare una, mi viene da dire, chiamare l'ufficio, cioè mandare un'email all'ufficio abusi, cioè perché sta costruendo una cosa abusiva, ma io ho detto guardate che è un barbone che sta là sotto, hanno portato sacchetti di cemento, cioè ha portato sacchetti di cemento, cestini, cioè della spesa, un motorino, c'è di tutto là sotto. Se adesso con tutte queste bombe d'acqua arrivano, mi dispiace pure per lui che si affoga. Sono circa tre mesi che io sto vedendo sta cosa qua, nessuno ci prende provvedimenti. Ma questo potrebbe diventare una cosa per quella persona che sta là dentro, che ci rimane morto perché ha chiuso il canale, rimbocco, e lui sta lì dentro, dorme, c'è la bombola del gas, c'è tutto. Poi avete visto il canale in che condizioni sta? Io ho parlato col consorzio, stanno aspettando la delibera per poter lavorare sulla strada e tagliare l'erba. Il problema però sono gli alberi, che loro non possono toccarli, deve essere l'ufficio giardini che viene a tagliare gli alberi, perché pure quegli alberi sono un pericolo pubblico di tutti i giorni, perché il calipso si scaccia facilmente. Allora può passare un pedone, un bambino, una bicicletta, un motorino, una macchina, scaccia un ramo di quelli a quella velocità, di casca addosso. Succede quello che non dovrebbe succedere. Sono alberi che io non ho mai visto passare qualcuno per la potatura e quindi comincia a diventare pure pericoloso per la gente che passa, per le macchine, e oltre magari gli alberi che stanno dentro questo parco che ancora non riesce a decollare, e lì pure ci sono da potare gli alberi perché sennò c'è a rischio praticamente l'incolumità delle persone, ecco.